Ciao a tutti, bentornati qui sulla Coronella. Allora, sono ancora qua alle prese con l'erba che c'è qui da raccogliere sul campo. Quant'è? Boh, 36, se non sbaglio. La portiamo lì, ma adesso volevo attivare anche quello che mi tagli l'erba sul campo 35. Così che nel frattempo qua è meglio che evitiamo perché non ce la facciamo andare su. E probabilmente ce ne vorrebbe un altro di questi. Solo che con i soldi non ce la possiamo permettere in questo momento. Allora direi che continuiamo così. Allora, in uno dobbiamo fare un po' di fieno, direi che possiamo farlo benissimo su questo campo qua, così che... Peccato che non si asciuga da solo, dobbiamo metterci di nuovo... Oh, guardate un po' qua che scivola. Devo vedere una cosa, così che almeno questo me lo risparmio, perché non ricordo, non ricordo, il problema è quello che non ricordo. Fammi andare a vedere una cosa. Allora, sul 36 avevamo registrato aratro, calce, sassi, trebbia, trinciatrice. Cavolo, non ho registrato il taglia erba? Mi sembra strano. Trinciatrice, sassi, calce, no. Cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. Per fortuna che l'ho fatto sul 27. Almeno quello del 27 ce lo possiamo risparmiare. Però voglio fare un'altra cosa che è... Fammi vedere, questo dovrebbe essere il silo 2. No, forse ne ho lasciato un po' troppo fuori. Adesso dopo lo accorgo. Allora, piega silo 2, coso 1, ok. Allora, facciamo così che impostiamo questo con il campo 36, anche se non abbiamo il coso lì, ma... E poi andiamo a mettere qua... dov'era? Wow, non me lo trovo più. Dov'era? No, secondo me l'avevo lasciato qua. Farm la coronella, no? Oh, guardate che non lo trovo più. Allora, biogas, biogas qua, biogas, fattoria silo 1, fattoria silo 2. Io andando ci metto questo, poi qui attivo che lui ciclo riconsegna solo consegna, l'abilitiamo. Almeno così come si chiama? Mi risparmio. Questo lo mettiamo no? Almeno così mi risparmio il viaggio e lo scarico. E un'altra cosa ancora che invece di fare la cavolata che ho fatto io adesso, che ho scaricato fuori dalla trincea, lui mi scarica all'interno della trincea. Così lui alterna anche gli scarichi. È vero che probabilmente non lo so se funziona, visto che ogni volta io l'attacco e lo stacco. Devo vedere questa cosa qua. Ci devo fare. Ci devo dare un'occhiata. Così che almeno facciamo alternare. E nel frattempo vado io a mettere in funzione anche l'altro. Allora, raccolgo un po' d'erba.
Cavolo, non ho salvato il percorso. Perché non l'ho salvato il percorso? Strano. Perché volevo risparmiare dei soldi. Ecco dove è il problema. Perché non abbiamo abbastanza soldi per pagare tutti gli aiutanti. Ma intanto così ci mettiamo un po' troppo, o per meglio dire un po' troppo, ci mettiamo qualche minuto, qualche puntata in più rispetto a quelle che ci metteremo se lo facciamo fare tutto a loro. Anche se non è che chissà quanto tempo. Non so se potevo utilizzare la trincea questa qua. Del biogas qua sopra, anche se il biogas non è mio, io penso che la trincea comunque me la avrebbe fatto utilizzare almeno quella. E vabbè, ma poi cos'è? Facevo due cose divise, uno qua, uno là, no, non vale la pena. Allora, raccogliamo, riempiamo il rimorchio. Magari, visto che stiamo lì tagliando l'erba lì, lo vediamo anche passare. Ormai qua le corsie diventano abbastanza corte, secondo me. Ci rimangono le due o tre corsie che dobbiamo fare solo esterne qui. Poi sull'altro campo mi sono fatto furbo, il percorso l'ho salvato, almeno quello. Non so se voi riuscite a vederlo, ma c'ho l'interno delle ruote verdi. Non è così strano. Allora, non lo metto all'inizio proprio, magari lo metto qua, vediamo cosa succede. Infatti lui va direttamente da qui. Ok, con te invece, visto che devo fare il fieno, non ho bisogno dell'andana. Beh, qua ancora non è proprio pronto però, eh. Pronto per il raccolto, ma è ancora basso. Comunque abbiamo bisogno del fieno. Beh, qui adesso ci metto un po'. Allora, non l'andana né a sinistra né a destra, ampio. Ok. Magari ci diamo un'occhiata, vediamo cosa fa. Perché
Lasciamolo andare, mettiamoci qua. Oh, guardate qui che cavolata che ho fatto io. Adesso speriamo che non gli dia fastidio tutta sta erba qua. Vedendo questa erba, no? E qua dentro è pula, cioè si trasforma in automatico. Arriva? Sì, arriva. Per questa volta gli diamo un'occhiata. Vediamo cosa fa. Ah, prende la seconda. Oh, adesso ci passa da sopra? Ah, sì. Non ci passa, lo sapevo io, perché si è piantato lì. Si è piantato e non ci passa. Perché? Perché l'erba lì gli ha dato fastidio. Un casotto. Abbiamo fatto un casotto. Allora, facciamo così, vediamo se riesco a scaricare qua a fianco. Ecco, allora, intanto all'interno, per favore, grazie. Ok, andiamo a raccogliere quel po' di erba che abbiamo messo un po' male. Non un po', proprio male, male, male. Non un po' male. Dire male è proprio un complimento. La raccoglie? Wow, sì, me la raccoglie. Che fortuna. Ok. Questo però di sicuro non ce la fa, eh? Invece ce la fa. Ce l'ho fatta. Lo vediamo questo poco qua. Se... Ok, adesso ci passo un paio di volte perché non vorrei dopo dei problemi. Questo è quello che succede poi. Secondo me vorrebbe anche una mezza spianata. Allora facciamo una cosa, che tu te ne vai di là. Tu vai di là, cioè io dovrei... no, sì, lo sapevo io. Ha! Infatti sono tornato subito indietro perché me lo avrei, cioè, me lo sono immaginato subito. Che me lo sono immaginato subito. Dove sei? Qui. Tu sei qua. E va, accenditi. Alla fine quel campo lì, invece di tagliare l'erba, sto facendo tutta un'altra cosa. Volevo tagliare l'erba lì, ma io quasi quasi ci metto curseplay e sono a posto. E mi occupo più di questo qua per adesso. Anche perché, allora, se cominciamo a avere dei problemi con questo poco d'erba, quando sarà che abbiamo tantissima erba, cosa facciamo? Cosa succede poi? È un casotto. Allora, scorciatoia. Mi sa che dovrò andare a farmi prestare come si chiama? Una di quelle pale lì. Cos'è?
se dovesse scegliere di no, e qua è il problema che qua si è formato un coso. Dai, spianate un po'. Allora, proviamoci così. Quello è troppo leggero e non ce la fa. Vediamo se questo ci è bastato, altrimenti ci riproviamo. Allora, se non sbaglio, qui un course play io ce l'ho. Allora, presa 12 metri questa, se non sbaglio sì, vediamo, sì, allora continua un po' da qui, continua da qui, ok, allora lui continua da qua e noi andiamo a vedere se lui è arrivato, sì è arrivato, perfetto, allora stacchiamo qui, adesso dove abbiamo scaricato nel primo. Stiamo attenti e facciamolo scaricare nel secondo sto giro. Allora, mi sembra che boh, mi ricordo, ma secondo me abbiamo già finito. Iniziamo con quello interno. Beh, gli ultimi viaggi, secondo me i 3, 4, 5 viaggi che dobbiamo fare, che sull'erba, cioè sul campo 27, dove raccoglieremo l'erba, dovremo scaricarli a mano. Quelli secondo me li devo scaricare io perché Autodrive non ce la fa ad attraversare. Eppure abbiamo il trattore, col camion ancora peggio. Adesso faccio che intanto provo con questo, vediamo cosa succede. Poi magari vado a prendermi uno di quei. Come cacchio si chiamano? La lama, eccola qua come si chiama, una di quelle lame da spingere la pula e gli diamo una sistemata. Anche perché mi servirà alla fine, mi serve comunque perché per sistemarlo. In compattarlo per come si deve, comunque lo dovrò spingere un po'. Allora un giro, secondo me un cassone a giro neanche, almeno per quello interno non ce l'abbiamo fatta a riempire il cassone. Adesso mi porto anche questo filare qua. Magari al ritorno, dai. Allora, quello sta andando 4 km. Sì, sta, secondo me, sta facendo la salita 3-4 km orario. Oh, ma sembra che non raccolga niente, sempre alla stessa quantità. Adesso qui invece lantana un po' più piena. Eccola qua.
Qua qualcosa in più ce l'abbiamo. Vediamo, facciamo il pieno. E lo mandiamo a scaricare di nuovo. Eccoci qua. Mandiamo di nuovo a lui. Allora, poco fa abbiamo scaricato nel 2-1, vediamo adesso quale prende. Sempre 2-1? No, allora no. Famo 2-2. Ok. Non vorrei che magari l'aveva già cambiato. Oh, ma non mi ricordo. Allora, io ho fatto 2-2. Vediamo qua cosa mi dice. Non si vede. 1-2-2. Dovrebbe scaricare. Ho iniziato da qui o da qui? Porca cane, non mi ricordo. Vacca trota, oh. Allora, andiamo a vedere. Ne approfitto, passo di qua. Due, due, passa dall'esterno. Ok. Un'altra spianatina. Qui ci vorrebbe un bel gemellare per spianare tutto. Solo che per passare questo qua, già, ma guardate che è lui, guardate che furbone, ha preso il percorso breve. Io quasi quasi quel percorso lì lo farò secondario, così non ci passa più nessuno, ci passo solo io a salire e scendere in base a come o cosa ho caricato. Ce la fa, non è che non ce la fa, guardate un po', ce l'ha fatta, però... Ce l'ha fatta appena. Allora, io qui ho spianato abbastanza. Do un'altra botta qua. Vediamo se... Oh, già quanto abbiamo qui? Abbiamo già 130.000 dentro. Non è che sono pochi. Allora, vediamo un po' l'effetto che fa. Allora, lui arriva e dovrebbe iniziare a scaricare. La parte che c'è qui poi la raccoglieremo prima di chiuderlo e la buttiamo dentro. Beh, lavora meglio come... Cioè, lavora meglio lui che io. Sì, quel po' che lui scarica fuori lo mettiamo poi dentro con una pala o un qualcosa, dai. Allora, fammi vedere, questo alla fine sta facendo tutto Coursplay, qualcosa che volevo risparmiare io dei soldi, non li abbiamo mica risparmiati, anzi, li abbiamo spesi. Una cosa però intanto già funziona è che ho ripreso un po' con Coursplay. Ecco qua il problema. Ho parlato troppo forte. Parlato forte, eh? Ah, che balle! È una balla enorme sta cosa qua. Anzi, aspetta un attimo, perché poi non so mai dove metterlo e lui mi va da un'altra parte. Cosa ha fatto? Si è liberato? Come ha fatto a liberarsi? Ha fatto da solo. Ha fatto bene, bravo. Si è liberato. No, perché avevo con Coursplay o con l'editor di Coursplay ho dato un'aggiustata ai percorsi che avevo registrato qui intorno ai pali e quelli effettivamente li ha evitati abbastanza bene, solo che quando fa queste manovre qui purtroppo non li riconosce e ci va a sbattere comunque. Ma quello non ci possiamo fare niente. Qui c'è. Ecco, questo sono purtroppo. Sì, vai, 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 vai. Monster Truck. Monster Truck. Guardate un po'. Abbiamo i Monster Truck.
Il mio aiutante non vede niente, deve passare lui e basta. Ho un collaboratore troppo. Fammi vedere, cos'è? Quello in giacca e cravatta? È quello in giacca. Ah, è una ragazza, la ragazza che non vede niente. Ragazzi, diciamo che dopo questa mini risata che ci siamo fatti sul Monster Truck che abbiamo qui e la ragazza che non vede niente, ma fa bene, perché la precedenza va presa. Noi abbiamo i mezzi grossi, ci prendiamo la precedenza. Vi do appuntamento al prossimo video, un salutone, ciao!